più, quindi riparte il bello dell'orrido con 10 appuntamenti per questo 2022. Quindi ringrazio lui, ringrazio Archivi Vitali per insomma, l'organizzazione di questo evento. Non mi dilungo oltre e lascio la parola a voi. Grazie. Tino, ecco, adesso si sente. Buonasera a tutti, ringrazio anch'io Elisabetta. Vi racconterò qualcosa su di lei, felice di questo incontro che poi, come spiegherò anche meglio più avanti, è un'idea di parecchio tempo fa e che siamo riusciti finalmente a realizzare nonostante tutto, a cominciare dal Covid. Lunedì notte alle 2:17 ho ricevuto un messaggio su WhatsApp. Ciao, avrei bisogno entro il pomeriggio delle domande che mi farai a Bellano, grazie. Sintetico, cordiale, perentorio. Il grande architetto Mies van der Rohe, uno dei padri del movimento moderno, sosteneva che Dio è nei dettagli. Da questo dettaglio, il messaggio di Elisabetta, si intuisce già molto della sua personalità. Lavora tanto, dorme poco, è sempre in movimento, possiede l'energia di una pila Duracell, non concepisce l'ozio, diffida delle ferie, è sempre accesa da una concretezza inquieta. Come il cantautore francese Georges Moustaki, la canzone si intitola La philosophie, pensa che nous avons tous la vie pour nous amuser e nous avons tous la mort pour nous reposer. Abbiamo tutta la vita per divertirci, abbiamo tutta la morte per riposarci. Affronta tutti gli impegni con rigore calvinista, non lascia mai nulla al caso, controlla tutto, compresa la scelta delle fotografie destinate a illustrare gli articoli che parlano di lei. L'ho conosciuta, Elisabetta, una ventina d'anni fa, quando mi ingaggiò come collaboratore della Milanesiana, il festival culturale che incrocia diverse discipline, inizialmente letteratura, arte, cinema, poi se ne sono aggiunte altre, dalle scienze alla filosofia all'economia, e che festival che si è progressivamente imposto nel calendario non solo milanese ma nazionale e tra un po' penso anche internazionale. Ero da poco arrivato in città ed ero francamente uno sconosciuto. Per di più lavoravo a Repubblica, mentre la Milanesiana in quegli anni era molto legata al Corriere della Sera. Elisabetta avrebbe potuto rivolgersi a colleghi ben più famosi e autorevoli, la sua offerta mi sorprese e mi gratificò. La Milanesiana, e colgo l'occasione per ringraziarla in pubblico, è stata, grazie ad Elisabetta, per me un'avventura splendida che mi ha consentito di conoscere da vicino decine di grandi scrittori, da Jeffrey Deaver, il più simpatico, a Jhumpa Lahiri, la più affascinante. E mi ha costretto una volta all'anno, in occasione di questi incontri, a prepararmi e ritornare a studiare come se fossi all'università. Quando mi chiedono come sono nati i festival di Zelbio e di Bellano, che curo da qualche anno, rispondo sempre che la scintilla che ha acceso la mia passione per questi incontri nasce dalla Milanesiana di Elisabetta. La stessa idea di incontrare in pubblico persone interessanti, parlare di loro non solo dal punto di vista professionale ma umano e cercare di lasciare un po' meglio il nostro cuore e la nostra testa dopo questi incontri con belle persone. Quando Elisabetta mi chiamò 20 anni fa, appunto, per me era soprattutto la sorella di Vittorio. Poi ho capito che in realtà è Vittorio suo fratello. Lui è un battitore libero, mediaticamente sovraesposto, perciò più famoso. Lei è un'animatrice culturale, un poeta dell'organizzazione, come diceva di se stesso Paolo Grassi, il fondatore del Piccolo Teatro. E benché più defilata e riservata, è un'autentica donna di potere. Non so se possiamo dirlo, ti offendi, ma poi ti farò una domanda più precisa su questo tema. Certo che in questo momento di grandi dibattiti e figura barbine sul tema della donna, del potere e della politica, lei è e non da oggi, ma da tempo, una donna al comando, amata e temuta,
simpatica e antipatica, adulata e criticata, come accade a chi è dotato di forte personalità. È nata a Ro Ferrarese, piccolo paese vicino all'argine destro del Po, no? È nata a Ferrara, ma in... dopo ti rispondo. Perfetto. È cresciuta a Ro Ferrarese, piccolo paese vicino all'argine destro del Po, terra d'acqua a cui è sempre rimasta intensamente legata. Sorella minore di Vittorio, li separano credo 13 anni se ho fatto bene i conti. Genitori farmacisti umanisti, Giuseppe Sgarbi e Rina Cavallini, collezionisti di arte e di libri, proprietari di una casa che è quasi una casa, anzi senza quasi, una casa museo. Giuseppe, il papà, è stato un sorprendente scrittore tardivo. Ha esordito a 93 anni con Lungo l'argine del tempo, Memorie di un farmacista, che ha vinto il premio Bancarella opera prima. Ha scritto poi anche altri libri sull'onda di quel primo sorprendente successo, tra cui Lei mi parla ancora, dedicato alla moglie, portato al cinema nel 2021 da Pupi Avati, interpretato da Renato Pozzetto. Elisabetta è cresciuta circondata da libri e da quadri. Si è laureata in farmacia, ma poi ha subito scelto il mestiere dell'editoria, che è sempre stata la sua, diciamo, principale occupazione. Ha esordito a Studio Tesi, una piccola casa editrice friulana di qualità, poi ha passato una vita in Bompiani, esordendo come ufficio stampa e diventando direttore editoriale, ossia il numero uno, chi decide quali libri pubblicare. Un mestiere, quello del direttore editoriale, che impone doti non facili da coniugare: visionarietà e praticità, intuito letterario e capacità manageriale. Le ragioni di un bestseller si capiscono sempre dopo, mai prima. Tra le sue scoperte, Paolo Coelho. Elisabetta pubblicò da Bompiani L'Alchimista nel 1995, quando Coelho era sostanzialmente uno sconosciuto. Fu, come credo lei stessa abbia detto in un'intervista, un'intuizione rabdomantica, concretizzata in 85 milioni di copie vendute nel mondo, 6 milioni in Italia, ed è uno degli autori che hanno seguito Elisabetta nell'avventura della nave di Teseo, con la quale ancora oggi Coelho vende decine di migliaia di copie l'anno. Nel 2015, a causa dell'acquisto di RCS, cui Bompiani apparteneva, da parte di Mondadori, Elisabetta ha lasciato Bompiani, non fidandosi dell'autonomia e della libertà che pure in qualche modo Marina Berlusconi le aveva assicurato, e temendo una fuga dei suoi autori più importanti, che non avrebbero accettato di entrare in un gruppo dominato dai Berlusconi e dalla Mondadori, e quindi ha fondato una nuova casa editrice, la Nava di Teseo, appunto, sostenuta anche economicamente da diversi amici, il più importante dei quali Umberto Eco. Oggi la Nave di Teseo è una realtà molto vivace, è anche diventato un gruppo editoriale, avendo acquisito negli anni la storica Baldini e Castoldi, ribattezzata Baldini più Castoldi, la rivista Linus e la piccola casa editrice Oblomov. Quando non produce libri e non organizza la Milanesiana, Elisabetta realizza film. Il cinema è l'altra sua grande passione. Film di varia natura. L'ultimo, o uno degli ultimi, per esempio, si intitola Si ballerà finché entra la luce dell'alba, ed è dedicata al punk da balera degli Extra Liscio, una band che lei ha scoperto e che ha portato anche l'anno scorso al Festival di Sanremo. Questo per dire dell'eclettismo delle sue passioni. Molti di questi film, mi avvio alla conclusione, passerò poi alle domande, molti di questi film sono dedicati all'arte, e nell'ambito dell'arte ha una forma d'arte particolare, sacra, popolare, periferica, snobbata dalla storiografia ufficiale. L'arte, diciamo, una sorta di espressionismo sacro che piaceva a Giovanni Testori, sulle cui tracce spesso Elisabetta si è mossa. Ha dedicato film al Romanino, un fuoriclasse eccentrico del Rinascimento in Val Camonica. Il film si intitola, e lo trovate anche in vendita qua fuori, La lingua dei furfanti. Film alla Via Crucis di Beniamino Simoni a Cerveno, sempre in Val Camonica, L'ultima salita, e al Sacromonte di Varallo, Non chiederci la parola. E anche, e siamo al motivo
diciamo ispiratore della serata, un film dedicato ai compianti, il pianto della statua che vedremo dopo la nostra conversazione. È un film appunto di alcuni anni fa che mi è tornato in mente quando, conversando con gli amici di Bellano, intanto quando ho visto e ammirato il vostro compianto e poi quando ho saputo che sarebbe partito in tour per il Louvre, per il Castello Sforzesco. Allora mi sono ricordato, quando avevo visto anni fa il film di Elisabetta, e ho pensato che sarebbe stato bello celebrare il ritorno del compianto di Bellano facendo vedere il film di Elisabetta su altri compianti, compianti della regione emiliana, ma comunque diciamo espressione della stessa passione artistica e religiosa e umana. E in mostra, tra l'altro, in questa mostra del Louvre e del castello c'era anche un pezzo che non è un compianto ma è sempre arte sacra, un San Domenico, un busto di San Domenico di Niccolò Dell'Arca, il grande artista emiliano che è protagonista del film di Elisabetta, e questo busto fu scoperto da Vittorio Sgarbi anni fa, e quindi insomma diciamo che il cerchio si chiude e quello che è un percorso di storia dell'arte diventa anche un percorso umano che attraversa la vita di Elisabetta e di suo fratello. Promosso, bocciato? Grazie. Sei meno? Sono terrorizzato da Elisabetta. No, allora diciamo. mi sento come Gian Domenico Fracchia e Gianni Agus, per chi ha qualche anno. Vai. No, dicevo, intanto voglio ringraziarvi di avermi voluta qui, ed è anche abbastanza raro che io accetti incontri pubblici, non per vanità, ma perché, a differenza di mio fratello, io sono una persona. Tu lavori. No, non è, anche Vittorio lavora molto. Io sono una persona un po' timida, insomma, anche se ho una carica vitale di energia, di passioni forti quanto ne ha lui, però tendo a ritrarmi, e questo mi riporta molto al carattere di mio padre. Però vi ringrazio anche perché lui ha parlato della Milanesiana e ha parlato che è un festival che io ho difeso, come ho difeso nella mia vita sempre l'indipendenza, quindi non mi sono legata ai grandi editori per costruire un festival istituzionale, ma un festival delle arti, e ho sempre difeso l'indipendenza, e senza essere strafottente ma con convinzione invitavo alla Fondazione Corriere della Sera non tutti i giornalisti del Corriere della Sera, ma mi piaceva molto Armando, proprio perché l'ho scoperto, ho imparato a conoscerlo, è precisissimo, si documenta, introduce gli autori, li fa parlare facendo domande che dimostrano che li conosce perché ha letto i loro libri, e quindi lo invitavo e qualcuno mi diceva: sai, sì, va bene, però dovresti invitare un po' più i giornalisti che collaborano al Corriere, perché siamo la fondazione. Fino a che, in un confronto con il presidente della Fondazione Corriere della Sera, Pier Gaetano Marchetti, ho avuto la soddisfazione di sentirmi dire che proprio la pluralità del pensiero, la libertà del pensiero, era proprio in questa scelta libera che appunto doveva onorare la Fondazione e non doveva essere per la Fondazione motivo di lamentela. Per cui, avvallata da Pier Gaetano Marchetti, ho potuto continuare ad invitare Armando, che è bravissimo, e voi lo sapete perché coordina gli incontri, ma io devo dire che è vero che alla Milanesiana poi ha cominciato a sperimentare incontro con grandi personalità, quali sono gli autori che normalmente frequentano questo festival, ma devo dire che è diventato più bravo di me, e che devo ringraziare Silvia Introzzi, devo ringraziare il sindaco, devo ringraziare Velasco, perché so che non è dietro le quinte, anche se sembra lo sia, ma insomma, perché questa mia presenza qui, adesso sembra una falsa modestia, immeritatamente ha avuto una eco sui giornali che insomma fa impallidire la Milanesiana, perché sono usciti articoli dovunque, chiunque mi ha detto: ma tu vai a Bellano? Sì, vado a Bellano,
Quindi devo dire che a questo punto si rovesceranno le parti e verrò io a scuola da voi, perché veramente come avete seguito e la vostra presenza, il pubblico che qui lo dimostra, cioè perché c'è un pubblico in tempi difficilissimi, mi onora, per cui vi ringrazio moltissimo di avermi invitato. Grazie a te. Come sai, perché me le hai chieste e te le ho mandate, mi sono preparato un po' di domande. Abbiamo una mezz'oretta, quindi non ce la faremo, risposte purtroppo brevi. Editore presuntuoso è il titolo che Sandro Ferri, l'editore di EO, una delle più importanti piccole case editrici italiane, l'editore di Elena Ferrante e della Valérie Perrin, per intenderci, ha scritto un libro dedicato alla sua vita di editore, un memoir, e si è intitolato Editore presuntuoso. Tu che editore ti senti di essere? Allora, dato che lui è terrorizzato e dato che io rifuggo dagli incontri pubblici, mi permetterete di guardare gli appunti che a mano ho preso, dato che ti avevo chiesto appunto, non ricordavo fossero le 2:17 di notte, non distingo molto la notte dal giorno, sono continuamente in fibrillazione. Però comunque l'ho letto alle 8 del mattino, non ti preoccupare. L'hai letto alle 8, quindi no, c'è, ecco, editore presuntuoso, per chi mi vede da fuori, ognuno di noi è meno al centro, come dice Sandro Veronesi in Caos Calmo, di quanto ritenga di essere, per cui è una visione sempre così più in superficie che profonda, è evidente che uno dice che io sia un editore, però io in questa definizione, vedendomi dal di dentro, non mi ritrovo proprio nella parola editore, anche se lo sono, perché è una vita che faccio questa professione, anche perché, tu lo sai, l'hai detto in questa bellissima introduzione, io sono sempre scollata dalle cose che faccio, cioè le guardo sempre un po' da fuori, non so che cosa sia nei miei cromosomi che mi induca a fare questo, e quindi ho sempre bisogno di andare a un limite, a un valore limite di perfezione che non raggiungo mai, e quindi a impegnarmi oltre misura, e quindi non posso pensare con soddisfazione di essere un editore, tant'è vero che poi nella mia vita faccio tantissime altre cose, cioè io sono un editore, però già nel 2000 avevo cominciato a sperimentare con una cinepresa, avevo conosciuto Emmer, avevo conosciuto Enrico Ghezzi che mi ha fatto scoprire la poesia del cinema, e quindi dovevo, mi piace molto essere operativa, stare sul luogo in cui come un operaio appunto si formano le immagini, e quindi ho preso la telecamera in mano, ho cominciato a guardare il mondo è sempre un'inquadratura, e quindi ho cominciato a filmare, ma poi ho dovuto fare la milanesiana, mi è stato chiesto da Cadeo, che allora vendeva i materassi in televisione, questo depone a mio favore, cioè non nessuna forma di snobismo nei suoi confronti, di organizzare a Milano qualche cosa che fosse così un di stimolo culturale in una città come Milano, e quindi ho fatto la milanesiana partendo dalla poesia, che è una delle arti erroneamente considerata minore, arte che non raccoglie il grande pubblico, e cercando di andare in salita in una direzione che mi piaceva molto, cioè il dialogo tra le arti. E quindi rispetto alla domanda che tu mi fai, se sono un editore presuntuoso, presumo di esserlo, perché ogni editore è convinto che le sue scelte siano migliori di quelle che un altro editore fa, e nell'editoria c'è molta sana competizione. Però per capire esattamente il senso di questa definizione, di questo bravissimo editore che è Alessandro Ferri, dovrei leggere il libro, e quel libro io non l'ho letto. Bene. Laureata in farmacia, poi però inizi a lavorare coi libri. So che da qualche parte hai detto che c'è qualcosa in comune tra lo studio della farmacia e l'editoria. Com'è che appunto hai fatto questi studi e poi hai cambiato subito strada? Come è successo?
Hai parlato con qualcuno, hai conosciuto qualcuno che ti ha indirizzato, ti sei resa conto che stare a fare la farmacista a Rho tutta la vita ti sentivi... No, io appunto, come hai detto, sono più giovane di mio fratello, ho amato moltissimo i miei genitori, non sapevo che avresti citato il libro di mio padre, ma non si poteva non citarlo, questo lei mi parla ancora, infatti l'ho portato perché mi facesse compagnia. E, però sono stata una ragazza ribelle, molto ribelle, tant'è vero che ho un altro nome, Betty Wrong, oltre che Elisabetta Sgarbi, cioè io faccio i miei film, lo vedrete quando si apre il film, c'è un logo Betty Wrong, Betty sbagliata, che poi è una parte che io amo moltissimo di me. Nonostante questa mia tendenza alla ribellione, sono sempre stata una figlia anche molto ubbidiente, con la soddisfazione di mio padre, e quindi avendo mio fratello scelto lettere e filosofia, essendo io, siamo in due, la secondogenita, ed essendoci in Italia una legge per cui per trasferire la titolarità di padre in figlio è necessario che il figlio sia farmacista, nonostante abbia avuto un risultato molto buono al liceo classico, alla maturità, mi sono immolata allo studio della chimica, che è qualche cosa che tu puoi amare solamente se la vedi anche nella visionarietà di queste formule stereochimiche, questi steroidi che devi disegnare e che sono bellissimi da vedere. Piacevano tanto anche a uno scrittore che poi ho pubblicato, che è Gesualdo Bufalino, e se queste sono più delle raffigurazioni di qualcosa di metafisico che non quello che realmente sono. Però in realtà ho studiato con molta attenzione la chimica, farmacia è prevalentemente chimica, mi sembrava che fosse una facoltà molto arida a differenza di medicina, ho chiesto poi di specializzarmi in farmacologia, tutto questo soffrendo moltissimo perché pensavo che il mio cuore battesse in un'altra direzione. Amavo molto la poesia, però per essere ubbidiente mi sono laureata in farmacia, ma questa laurea in farmacia ho scoperto poi, quando la parte della Betty Wrong, la parte quella di ribellione forte, mi ha detto sono arrivata al punto, adesso devo fuggire, ho scoperto quanto fosse utile nel mio lavoro di editore. Cioè un editore è colui che ama i libri che sceglie con coraggio, vede l'invisibile prima che sia visibile agli altri, perché poi quell'invisibile diventa il libro e arriva ai lettori. Però certi giovani aspiranti editori che poi ho visto perché mi si chiedeva di collaborare così, avevano, ritenevo io, molta più tendenza all'astrazione che alla concretezza, che è indispensabile in un lavoro che è quello dell'editore, dove tu scegli un libro, ma quel libro deve dare anche un risultato, perché l'editore vive, c'è una catena, c'è il direttore editoriale, l'editor, c'è il grafico, c'è la gente che va e promuove in libreria il libro, c'è colui che produce la carta, c'è un sistema dietro la produzione di un libro che vive del libro stesso. Quindi hai voglia di essere astratto e a vivere scollato dal mondo, bisogna stare coi piedi per terra, e la farmacia è il mio... Aver studiato una facoltà scientifica in questo mi ha aiutato moltissimo. I tuoi genitori e tuo fratello, raramente ho conosciuto una famiglia così unita in tutti i miei anni. Sì. Il legame particolare tra te e Vittorio, ma soprattutto il legame particolare tra te e Vittorio e i vostri genitori, che sono mancati da poco ma hanno avuto la fortuna di vivere a lungo, e quindi anche voi ve li siete goduti a lungo. Tu sei sempre ritornata regolarmente a casa e hai sempre passato del tempo con loro, li hai spesso invitati agli incontri a Milano, erano in prima fila, li ricordo con affetto anche io, che pure non li ho conosciuti bene. Cos'è questo legame particolare che c'era con i tuoi e che mi sembra di poter dire era veramente speciale?
qui se parliamo della mia famiglia e poi dobbiamo vedere anche il film. Cioè, la mia famiglia è un discorso molto particolare. Io non sono più io da quando ho perso i miei genitori, ed è vero che in questa cerimonia, che è la cerimonia di, come dire, abbandono di una persona cara come può essere la propria madre, ho avuto il coraggio di dire una cosa che ho visto specchiandomi la mattina stessa in cui andavo al funerale, cioè guardando i miei occhi io ho visto i suoi, perché io ritengo ora di avere con me un'energia ancora, nonostante il tempo passi, più forte, perché porto con me la sua energia. Era un vulcano, era una donna straordinaria, così come credo, insomma, di avere una generosità, una delicatezza, nonostante venga dipinta come una donna terribile, eccetera, nei confronti delle persone che mi parlano, che hanno bisogno di creare un dialogo con me, e questo lo ritrovo e l'ho ritrovato in mio padre. Quindi io penso che la mia famiglia sia una famiglia, eccetto me che parlo, perché io ho vissuto i componenti della mia famiglia, appunto relazionandomi con loro, sia una famiglia che è composta di elementi assolutamente eccezionali, compreso mio fratello. Però la definizione più bella della nostra famiglia l'ha data uno scrittore che ho amato molto. Anche qui ero alla Bompiani, mi ricordo la riunione con la rete di vendita, avevo deciso che dovevo recuperare l'opera Omnia di Carmelo Bene. Carmelo Bene, noto come grande attore ma anche interessante come scrittore, un'opera dispersa pubblicata da vari editori che non si trovava più in libreria, e quindi andai da Carmelo Bene e gli dissi: vorrei raccogliere in un solo volume, nei classici della Bompiani, le sue opere. E ho trovato una grande risposta, insomma, in una personalità dall'ego così grande, così esasperato. E mi ricordo che quindi si è instaurato con lui un rapporto, la rete di vendita, naturalmente ognuno degli agenti, erano 60, prenotava una copia, per cui si annunciava come un grande fallimento. Io ci credevo tantissimo, infatti, nonostante fosse un classico, costasse, insomma, avesse un prezzo intorno, non c'era ancora l'euro, a 50.000 lire, e praticamente il libro fu ristampato. Ma Carmelo Bene osservò la mia famiglia, perché capitava che anche mia madre venisse con me a trovarlo ad Otranto, insomma, che lui incontrasse i miei genitori, mio fratello lo conosceva, e per questo mi servono gli appunti. In una sua autobiografia definì, non è stato per nulla richiesto a lui di scriverne, perché nulla si poteva richiedere, definì la famiglia Sgarbi, e parlando con Giancarlo Dotto, e diceva della sua avversione per la famiglia, andando in televisione diceva: sì, la mia signora, S'apostrofo ignora, come per dire: io non posso avere una signora. Lui ha sempre odiato l'idea di famiglia, e dice: la famiglia, la mia avversione per la famiglia ha un'unica eccezione, ed è la famiglia Sgarbi. E diceva, parole sue: sono tutti pazzi, viva Dio, ma è un nucleo, ed è quel che conta, di persone, dico persone, che vincolate da reciprocità affettiva vivono una rarissima autonomia individuale. Ecco, quello che ringrazio, di cui sono riconoscente, quello di cui voglio ringraziare i miei genitori e di cui sono riconoscente, è proprio questa autonomia che hanno lasciato a noi figli, e loro stessi sono vissuti l'un l'altro in maniera autonoma. Però è questo è stato un bene per noi, perché ognuno di noi ha potuto esprimersi come credeva di dovere fare. C'era un collante, che era il collante affettivo, che consentiva, questo collante, a noi di
capire in questa autonomia di ognuno di noi anche le follie di ognuno di noi. Tant'è vero che per molti è incomprensibile la follia di mio fratello, ma per me è chiarissima, così come per molti è stata incomprensibile la follia di mia madre, che ha dedicato tutta la sua vita a Vittorio, ma per me era assolutamente comprensibile, e anche la follia di mio padre, che è stata un pochino più silenziosa, per me è assolutamente comprensibile. Quindi, insomma, affetto, indipendenza, autonomia reciproca e capacità di capirsi. Brava, bella risposta. Resto ancora sulle tue terre, perché le tue radici sono lì, anche di tutte le cose che fai. Tu vivi o hai vissuto a Milano, adesso non so nel periodo del Covid quanto, ma insomma Milano si può senz'altro definire la tua città di adozione, ma hai un legame fortissimo col Delta del Po. Ricordo che qualche anno fa al Cinema Mexico abbiamo quasi litigato su, perché ti ricordi? Ma mi ha detto: come fai a trovare belle queste terre quando ci sono delle montagne bellissime? So che alludeva, siamo no, circondati al lago. Dei monti, però insomma esatto, cerchiamo... esattamente, c'era la proiezione di un suo film. Hai detto che sono squallidi quello. No, lo squallore di quelle terre, detto a me che vivo... Era tutto fango, era tutto fango. Appunto. Però Vittorio mi ha dato in parte ragione, sono stato aggredito dal pubblico del Cinema del Messico per lesa maestà. Fuori di battuta, ma davvero venivo da un weekend sul lago di Como e mi sembrava tutto abbastanza brutto rispetto al mio lago. Ma invece... È terribile. Invece dici seriamente cos'è che veramente... Tra l'altro mi avevi proposto di invitarmi per spiegarmi come era bello e non è mai successo. Ma non è successo perché sono sempre là, se vuoi venire. Io non vivo più a Milano in questi tempi di pandemia, anche se la amo molto. Qual è l'anima di questo paesaggio così particolare che ti fai sentire così legata, insomma, che ti porti comunque dietro e che rivisiti in continuazione anche, per esempio, dal punto di vista cinematografico, che non è l'argomento di questa serata, però è un argomento della tua vita. No, ma ritorniamo un momento a quella uscita infelice che avvenne al Cinema Messico e cerchiamo di chiarirci una volta per tutte qui, con un pubblico affettuoso e così numeroso. Avevamo visto un film, mi pare fosse per soli uomini, un film... Il titolo del film, che fa parte di una trilogia che io ho girato sul Delta del Po, che è un luogo meraviglioso e per fortuna non abbastanza scoperto. Lo sforzo, si intitola Per soli uomini, era stato quello di entrare in una valle dove due pescatori allevavano dei pesci e di stare lì da donna, rifiutata da loro perché le donne lì non dovevano andare, con una telecamera fissa a riprendere la loro vita quotidiana. Per me è stata un'esperienza cinematografica eroica, perché sono riuscita a dipingere la vita quotidiana senza imbellimenti, senza falsi trucchi, cioè posando una macchina e facendo delle lunghe riprese, dei lunghi piani sequenza e ascoltando questi pescatori saggissimi come dei sacerdoti del Delta parlare e raccontarsi, vedendo poi come fosse una scena del Vangelo, i pescatori nelle vasche far sollevare i pesci che loro stessi allevavano. Quindi in una valle c'è la polvere, c'è il fango. Ma come si può dire che questo è un paesaggio squallido? C'è un libro che ha scritto Peregalli, che è un elogio della polvere, no? I luoghi e la polvere. Mi sono arrabbiata con Eugenio Lio, che è filosofo e teologo, editor senior della Nave di Teseo, che qui con me mi segue, perché sul set di un film, sempre sul fiume, che doveva essere ambientato ai tempi della Resistenza, siamo entrati in una casa che restava chiusa ormai da 20 anni, c'era una camera da letto intatta, perfetta, bellissima, con uno specchio, con la polvere depositata, e Eugenio mi ha detto:
toccando lo specchio e lasciando le impronte. Qui puliamo bene lo specchio. Io l'ho aggredito, perché la cosa più bella era trovare quel luogo intonso con la bellezza della polvere in quel luogo. E quindi trovo che quella fosse proprio un'uscita infelice, perché non è che il bello è il sole e la magnificenza di un paesaggio che ti intimidisce, come può essere il paesaggio dove ci sono delle bellissime montagne e delle foreste verdeggianti. Cioè, il bello è anche il bello della pianura, delle linee geometriche della pianura, dove io sto benissimo, perché mi sembra di vivere ai confini con l'infinito, nel senso che c'è una geometria delle pianure. Io l'ho descritta raccontando appunto la fotografia di Ghirri, questo film tu l'hai visto, In deserto rosa, ma c'è anche la follia nella mia terra, che è la follia di Fellini. Quindi c'è il paesaggio metafisico e geometrico di De Chirico, ma c'è anche appunto altro, cioè c'è il rigore di un regista come Vancini, che io amo moltissimo, La lunga notte del 43, ma poi c'è anche la malinconia di Antonioni. Cioè è una terra in cui gli opposti, e io in qualche modo vivo di forti contraddizioni, si incontrano. Quindi è una terra meravigliosa che mi assomiglia moltissimo, ed è per questo che, essendomi allontanata da questa terra fortemente, perché il paese in cui io sono cresciuta, che ero ferrarese senza H, e normalmente appunto perché c'è un complesso verso il Rho vicino a Milano, la mettono l'H, ma invece Rho nella sua semplicità è un paese di 800 anime, dove appunto io sto benissimo, e vivendo in questo luogo apparentemente così spoglio e privo di stimoli, io ho trovato una quantità di stimoli che mi ha portato ad allontanarmi di lì, a cercare di conquistare, ma non lo si conquista mai, il mondo, e poi a tornare indietro. Io non potrei stare senza quei luoghi, io ho bisogno di andare sull'argine e vedere dall'alto il fiume, che è bellissimo, anche con il fango, anche con gli alberi che vengono travolti dalle piene, è un fascino differente, un fascino forse dell'orrido. Non l'avrei osato dirlo. Abbiamo forse 10 minuti. Quindi tardi. Tutto non ce la... Ti faccio ancora qualche domanda, considerato che all'ultimo vorrei però che ci introducessi anche il film. Prova ad asciugare estremamente le risposte. Tu sei sempre stata circondata da amici importanti che hanno rappresentato per te anche una fonte di ispirazione. E ne ho scelto due che... Penso si possa dire che sono i più importanti, anche che ti hanno segnato di più, oltre che tra i più famosi: Umberto Eco e Franco Battiato. Un'immagine dell'uno e un'immagine dell'altro in relazione alla tua vita. Questa è una domanda sconfinata, e pensavo a come rispondere, perché Eco e Battiato sono agli antipodi, eppure appunto sono stati per me fondamentali. Cioè, Eco mi ha insegnato ad avere una visione internazionale della cultura, del mondo, e è una persona da cui ho imparato tantissime cose. La cosa più importante che ho imparato è che non bisogna mai perdere, abbandonare le proprie idee, i propri ideali, ma bisogna battersi sempre per questi. Tant'è vero che quando si annunciò, e nessuno ci credeva, che la Mondadori avrebbe acquisito la RCS, dove stava la Bompiani, a cui Umberto Eco era stato fedele per una vita, lui rispose: io non sono in vendita, e decise di ribellarsi a questa grande acquisizione. Sarebbe stato trattato benissimo in un colosso editoriale, dove sarebbe stato tra i primissimi autori, avrebbe potuto decidere di non pubblicare in un colosso editoriale, perché anche lui amava forse
dimensioni più piccole in cui è possibile conservare la propria identità, che è un fatto fondamentale. Avrebbe però potuto accettare offerte da qualunque altro editore, anche indipendente, avrebbe potuto entrare nel catalogo Feltrinelli, in altri cataloghi, eppure ha difeso se stesso e noi, e quindi, pur sapendo che non stava bene, fino all'ultimo si è battuto per un'idea, fondare una casa editrice che fosse assolutamente indipendente e stare con noi, non abbandonarci. E questo è stato un gesto straordinario. Gli abbiamo chiesto perché lo facesse e lui l'ha detto, e l'ha detto in un'intervista alla Repubblica: lo faccio per i miei nipoti, cioè la volontà di dare un esempio. Ha investito personalmente, ha messo un sacco di soldi in una casa editrice, ha detto: l'editore non sono io, gli editori sono liberi e sono coloro che verranno con me, quindi Mario Andreose, Eugenio Lio e le altre persone, gli autori che hanno fondato la casa editrice, e io resterò con voi. E così ha dato un gesto, ha fatto un gesto e ha dato a me l'idea di una grande volontà di essere se stesso fino in fondo. Ecco, una delle poesie che più amo è una poesia di Kenneth Patchen, L'angolo della strada, in cui descrive dei ragazzi che vivono così, non facendo nulla per di giorno, e commenta nell'ultimo verso: persone che non sono capaci di essere nulla fino in fondo. Ecco, lui, io desidero cercare di essere qualcosa fino in fondo. Mi sono fregata in questa risposta, ho parlato troppo. Facciamo una domanda, dirò due parole, monosillabica. Ci manca una battuta su Battiato, che tra l'altro, ecco, è presente. Battiato appunto volevo dire, invece è un uomo diversissimo, ecco, e Battiato non si sono mai frequentati. Battiato lo conobbi con mia madre, intraprendente, per dire di mia madre, perché sia presente con noi qua anche lei oggi. Eravamo in Sicilia e mi disse: andiamo a trovare Battiato. Dico: ma cosa andiamo a trovare Battiato? Non lo conosciamo. Sì, però lo chiamiamo perché una mia amica mi ha dato il numero, lo andiamo a trovare. L'abbiamo chiamato, mia mamma si è presentata, siamo andati là. Dal giorno in cui mi ha visto, ha sentito chissà quali forze lontane, chissà quali precedenti legami, e non mi ha più mollato. Cioè, ogni volta che veniva a Milano mi chiamava. È l'esempio della genialità, della libertà, della voglia di essere sempre all'avanguardia, che ovviamente a me piace moltissimo, e quindi ha fatto molte colonne sonore dei miei film, le faceva a suo modo. Io non gli mostravo nulla, gli raccontavo che cosa avrei girato o che cosa avevo girato, e lui da solo componeva le musiche, ed erano musiche perfette, erano dei monologhi meravigliosi, come l'amore. Mi volevi fare una domanda forse sull'amore, o forse io avevo scritto una risposta. Un mio aforisma è che l'amore è l'amore a senso unico, cioè quello che non si aspetta nulla dall'altro, ed è fatto di, semmai ci sia reciprocità, una reciprocità involontaria. Rifletti su questo mio aforisma, è una cosa importante. Ti ringrazio. Cioè, non è importante che uno ti dica ti voglio bene, eccetera. Magari tu sei lì a dirgli una cosa e quello non lo capisce per niente. Sembra un ma in questo c'è comunque una reciprocità involontaria, ed è la cosa che conta. Comunque non ti avevo preparato una domanda sull'amore. No, ma allora me sei la tu sono che avevi fatta voglia io di fare sola una risposta. Un film, io proseguirei ancora qualche minuto, anche se andiamo dai un po', ma no, ma dobbiamo perché mi vedere sembra che film. Siamo in forma, siamo molto in forma, vai. Senza farla troppo lunga, ma però rispondendo breve, con precisione: un libro, un'opera d'arte, un film che ti hanno segnato e che ti rappresentano. E non trovo la risposta, ma ce l'ho in mente. Allora, un libro che ce ne sarebbero tanti. Sì. Uno è Storie fantastiche per uomini stanchi, ti consiglio la lettura se non l'hai letto, di Max Birbum, ma non è questo. Sembra banale, ma è Il piccolo principe, un po' perché piaceva molto a mio padre, un po' perché sembra una favola, ma è un libro durissimo sull'abbandono.
ed è un po' come la nostra vita, insomma, e quindi ti insegna tante cose, però molte le devi affrontare con molta forza. Questo quindi è Il piccolo principe, nella traduzione poi meravigliosa di Nini Bompiani, la moglie di Valentino Bompiani. Il film che, ecco dov'era la risposta dell'amore, è questo, Lettera da una sconosciuta di Max Ofulsa, con un'attrice dolcissima, delicatissima, bellissima, che si chiama Jean Fontaine, e Louis Jordan, ed è la storia di una ragazzina che vede un pianista, che è Louis Jordan, di cui si innamora, una ragazza insomma, e trascorrono insieme una giornata. Lui poi avrà un grande successo, ma è anche molto dissoluto perché beve molto, così, quindi ha un successo e poi la sua carriera precipita. Riceve una lettera da una sconosciuta che gli racconta quanto grande sia stato quell'amore che ha provato per lui, e lui non sa chi sia, ma questo amore è bellissimo perché è un amore a senso unico, di Jean Fontaine, per questo grande pianista, tratto da un testo di Zweig, una cosa meravigliosa. E l'altro? L'opera d'arte. L'opera d'arte, mi piacciono molto i compianti, e sicuramente il compianto di Niccolò dell'Arca, dove, che è a Bologna e che vedrete anche nel film, mi piace perché scolpisce il movimento, e questo movimento nelle vesti di questi personaggi che stanno intorno alla figura del Cristo, o di queste Maddalene che urlano con la bocca aperta, è qualcosa di meraviglioso, perché è come una contraddizione in essere, cioè vedere una statua che si muove. Tant'è vero che ho voluto dare il movimento e la vita a un compianto che rappresenta la vita del dolore, attraverso l'uso, come vedrete nel film, di elementi liquidi. Io poi sono un artigiano del cinema, odio i sistemi nel computer che ti fanno gli effetti speciali, quindi ho fatto un lavoro enorme facendo fotografare in bacinelle d'acqua gigantesche questi compianti, queste figure, e riprendendo il movimento dell'acqua con la macchina da presa dentro queste bacinelle dove stavano riflesse queste sculture meravigliose. Ti faccio un'ultima domanda sul mondo dei libri, che è dettata dall'attualità, e poi parliamo brevemente del film e finalmente lo vediamo. Sì. L'attualità è determinata dal fatto che oggi c'era una pagina sul Corriere della Sera che dava conto degli ultimi dati sull'andamento del mercato del libro in Italia, forniti dall'AIE, che è l'Associazione Italiana Editori, nel contesto della scuola annuale per librai che la Fondazione Mauri organizza a Venezia. Sì. C'erano 100.000 dati che vi potete andare a vedere se vi interessano, ne ho segnato qualcuno. E c'è stata nel 21 una crescita dell'editoria di carta del 22% e un calo degli ebook del 5-6%. Sostanzialmente l'editoria tiene, e in un mercato peraltro affollatissimo, 88.000 libri nuovi sono usciti in un anno, sono più di 200 al giorno. E cresce il mercato dei libri e cresce anche la vendita nelle librerie rispetto ad Amazon e l'online in genere. Insomma, sostanzialmente, anche se è un po' triste dirlo, il Covid sembra aver fatto bene ai libri. Com'è la situazione? Comunque ci sono luci e ombre? Il futuro del libro è ancora... come dire, come lo vedi tu, ecco. Benché ogni anno, se uno andasse ancora alla Fiera di Francoforte, ci si incontrasse ancora gli addetti ai lavori per sentirsi dire com'è il mercato reciprocamente, ma sai, è piatto. E ogni anno però invece noi dobbiamo constatare che il libro è vivissimo. Il Covid, no, i dati che appunto riguardano il 2021 ci dice che oggi siamo al più 16% rispetto al 20 e al più 14% rispetto al 19.
Quindi rispetto al 19 siamo, cioè la situazione era migliore perché il Covid ancora non era esplosa, mentre nel 20 c'era un Covid attivo e però c'è stato un incremento che è stato dato in particolare dall'e-commerce, cioè Amazon, che si dice faccia tanto male, in realtà l'e-commerce è quel prodotto che tu non vai in libreria ma vai su, fai un click sul telefonino e dici lo ordino e ti arriva a casa il libro fisico. Quindi il libro fisico regge ed è una fortuna, perché il libro è una forma perfetta, direbbe Eco, come il cucchiaio, come la ruota, quindi il libro non tramonterà mai. E rispetto alle librerie indipendenti c'è da essere felici, perché mentre soffrono le grandi catene, le librerie indipendenti, viva l'indipendenza, sono poi quelle di quartiere, sono quelle che hanno un dialogo ancora con il lettore, con il pubblico, sono quelle che ti portano il libro a casa se lo ordini. C'è un incremento del libro venduto nelle librerie indipendenti, quindi è un risultato davvero eccezionale, tanto più che il risultato registra un incremento delle vendite di catalogo. Quando abbiamo fondato la Nave di Teseo, una delle nostre lamentele, dei nostri crucci, era: siamo incredibilmente seguiti dagli autori che ci danno le loro novità, ma il loro catalogo, cioè i libri che hanno scritto in precedenza, restano per i legami contrattuali al precedente editore. Noi non avevamo un catalogo, adesso siamo un pochino cresciuti perché l'abbiamo fondata nel 2015, quindi cominciamo ad avere un catalogo. Ecco, il fatto che il catalogo viva, cioè che il lettore sia sempre più intelligente e non abbia bisogno di essere abbagliato dalla campagna pubblicitaria sulla novità, ma cerchi un autore per le opere che ha scritto anche nel passato, è come un festival. Tu non puoi invitare solamente gli autori che hanno scritto un libro nell'anno perché devi vendere quel libro lì, tu inviti l'autore che credi abbia un senso per il tuo pubblico, e non importa se non ha scritto un libro oggi, ne ha scritti molti prima e quelli sono importanti quanto le novità. Bene, grazie della tua generosità e della tua progressiva serenità. Grazie. Non è finita però. Lo so. Adesso no, mi spiace, io me sarei dispiace andata perché, ancora un'ora. No, secondo me abbiamo soffrirete perché poi il film è tosto, cioè l'ha fatto una che voleva, ecco, dici, portare. Introduci. Sì. Dico io soltanto una breve cosa, tu, e finiamola così. No, dico una breve scheda, così ti libero dalla necessità di citare tutto. Ecco. Il titolo del film è Il pianto della statua. Sì. Nasce da una committenza illuminata della regione Emilia-Romagna che chiede ad Elisabetta di girare un film su queste, su cinque, se non sbaglio, gruppi. Sì. Scultorei emiliani di tre autori. Mm. E, con l'idea appunto di riscoprire anche presso il grande pubblico questa arte di popolare, ma in realtà poi non così popolare, non così conosciuta. Io condivido con Elisabetta e credo con Vittorio l'idea che Niccolò dell'Arca, il compianto, sia una delle opere, forse la più bella opera dell'arte italiana. La prima volta che sono entrato in questa piccola chiesa Santa Maria della Vita nel centro di Bologna, entri, ti trovi questo gruppo che vedrete e rimani veramente estasiato, sconvolto, emozionato. Di questo parla appunto il film, in che modo lo vedremo. Una delle caratteristiche di questi film di Elisabetta, quelli dedicati all'arte, è che si circonda di amici e collaboratori che fanno parte così di questa squadra, che è un po' il suo cerchio magico di intellettuali che la sostengono a interpretare insieme alla sua regia questo argomento. In questo caso, per esempio, i testi che sentiremo pronunciare a commento delle opere sono di due grandissimi registi, che sono Michael Cimino e Giorgio Romero, e poi degli scrittori Antonio Scurati, Diego Marani, Pino Roveredo, Lucrezia Lerro e naturalmente Vittorio Sgarbi. Le voci sono di nuovo di due personaggi di una certa fama, ovvero Toni Servillo e Anna Bonaiuto,
e anche le musiche sono molto importanti, perché sono musiche di Franco Battiato, Roberto Cacciapaglia, che è un compositore contemporaneo molto bravo, e Anthony and the Johnsons, che è uno dei gruppi amati da Elisabetta. Era uscito a suo tempo un libro più DVD, che non so se forse ormai è introvabile, ma lo dico perché oltre al DVD del film conteneva un volume con un lungo saggio di Giovanni Reale, storico della filosofia dell'Università di Milano, che ha affiancato Elisabetta nella parte teoretica di molti di questi suoi film, per dire appunto che il film non nasceva solo da un innamoramento passeggero, ma da un momento di studio anche importante sul significato di queste opere. Dici invece tu come è nata questa tua passione per queste sculture, e se vuoi raccontarci un po' appunto il film. Io penso che non sia giusto raccontare il film, perché è durissimo vederlo, ve lo dico, perché è molto e molto impegnativo, e devo ringraziare comunque Eugenio Lio, perché che è l'aiuto regista oltre che filosofo e teologo, perché mi ha sempre poi assecondato nelle mie scelte estreme nel mio cinema anche, e lavoriamo molto insieme, e quindi anche la scelta delle personalità citate a commento delle opere, cioè coinvolgere sempre, grazie alla Milanesiana, Michael Cimino, che è il regista del Cacciatore, ha fatto opere straordinarie, mostrargli, inviargli le foto e dire: ma lei conosce questo compianto? Perché poi l'idea è che opere che vengono considerate non dei capolavori, ma questo lo è indubbiamente, ma anche gli altri compianti appartengono più a un'arte così espressionista, ma non celebrata quanto sono altri grandissimi come Michelangelo. E quindi c'è l'idea di coinvolgere un regista straniero, di fargli vedere qualche cosa che magari non sapeva neppure esistesse, e di chiedergli di raccontarlo in una forma emotiva, perché il mio cinema è un cinema poetico, è un cinema emotivo nelle immagini e nei commenti, e di chiederlo a Romero, che è il regista degli zombie e che dice, vedendo queste sculture coloratissime con le labbra rosse e con le gote rose e i manti colorati, vista vision, cioè ricordando il cinema e quindi Technicolor e delle cose che lo riportano alla sua deformazione, perché non è uno scrittore, non è stato uno scrittore, benché abbia scritto un'autobiografia, ma è stato un grande regista, era sempre quest'idea di sfidare l'impossibile. Poi ci sono testi bellissimi, quello di Vittorio, ecco perché scopro i compianti, Mazzoni, nella chiesa del Gesù a Ferrara, noi abbiamo studiato al liceo Ariosto, in via dei Borgoleoni, accanto all'aula dove stavamo, c'era dall'altra parte nella chiesa il compianto di Mazzoni, che voi vedrete. Vittorio, in un testo bellissimo, dice che mentre seguiva le lezioni di greco e latino sentiva urlare queste statue che stavano accanto. Era l'idea dell'urlo ed era l'immaginazione che creava dei suoni nella mente. Quindi è qualche cosa che ci ha accompagnato, è qualche cosa che ha a che fare con l'arte padana, con Cosmetura, con la follia dei padani, più che con l'equilibrio dell'arte fiorentina, che con Botticelli, eccetera. La cosa bella è che un filosofo come Giovanni Reale, che mi aveva invitato a raccontare la stanza della segnatura, non conoscendo i compianti, se n'è talmente innamorato che ha composto con me tre libri, io i film e lui i libri, proprio sui compianti in terracotta. Poi, quindi abbiamo fatto quelli in Emilia Romagna, abbiamo fatto il Sacromonte di Varallo e poi abbiamo fatto Cerveno. E niente, a proposito di Anthony and the Johnson, c'è una canzone struggente che ho ottenuto, di cui ho ottenuto i diritti per metterla nel film grazie a Franco Battiato, che è Mysteries of Love, che accompagna i lunghissimi titoli di coda. Ma perché dico che il film è faticoso? Non perché lo sia realmente, o forse lo è, ma lo dico perché siamo abituati a una visione televisiva, una visione coi tempi cortissimi, dove il montaggio ti obbliga ad essere
velocissimo e quindi a passare da un'immagine all'altra senza neanche aver percepito la prima e neppure la seconda e neppure quella successiva. E invece ho imparato che per vedere bisogna avere con la macchina da presa dei movimenti lenti, accarezzare gli oggetti che si vogliono raccontare, godere, assaporare l'immagine come se ci fosse qualcosa che è buonissimo da mangiare, ecco, bellissimo da vedere perché il movimento è lento e ti fa entrare, ti fa scoprire lentamente quello che al primo sguardo tu non vedi, cioè tu ci arrivi e la lentezza è la velocità del pensiero, perché lì finalmente cogli la visione. Se noi guardiamo non vediamo sempre. Allora, se voi siete pronti, dopo aver sentito tutte queste parole, ad abbandonarvi a una visione lenta, il film sarà piacevole, se no qualcuno si alzerà distrutto da un incontro così pieno di parole e da un film, insomma, che dove ci siamo impegnati davvero tanto usando... Ecco, Luca io non l'ho visto, Luca... mi ha seguito e potrebbe venire qui a sostituirmi, Volpatti, lo scenografo, e raccontare l'uso delle bacinelle, dei veli, cioè tutte le impalcature artigianali che abbiamo messo in piedi, perfino appunto a volano, si apre il film con un velo trasparente che bello quanto le montagne che ho visto qui arrivando, ed è proprio in quel delta fangoso e schifoso che tu pensi di aver visto, e c'è una luce bellissima e c'è questo drappo bianco che ha messo Luca che si agita al vento, e per me basta solo quello per dire voglio vedere questo film, per me, perché l'ho fatto, però per dire... Anche Volpatti mi ha accompagnato in tutti i miei film più difficili, e quindi perfino Il deserto rosa che abbiamo fatto appunto sulle fotografie di Ghirri, ingrandendo le fotografie come fossero dei paesaggi dietro una finestra che lui ha ricostruito, ed era la finestra dello studio di Luigi Ghirri. Quindi mi dispiace di non averlo agitata, quindi mi dispiace di non averlo citato, ma è fondamentale nel mio cinema. Quindi direi che adesso scendo. Direi che basta. Buona grazie. Visione. Aspetta. Grazie. Lasciati ringraziare. No, questo libro è molto bello e ve lo raccomando. Ci guardiamo il film e vi ricordo... alla fine, o se qualcuno dovesse andare via prima, che comunque c'è un bookshop con alcuni dei libri e film di Elisabetta. È vero che lei va rarissimo in giro in pubblico, e no, quindi a maggior ragione la voglio ringraziare per la sua presenza e per la sua generosità. E buon film. Grazie.